Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. È ora di pranzo e allora cuciniamo insieme la pasta con la cernia, con pomodorini e melanzane. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono: noi abbiamo scelto le penne, qua ce ne sono 230 grammi o qualsiasi tipo di pasta corta, potete scegliere rigatoni, paccheri, quello che piace a voi. La cernia ci serviranno 220 grammi, una melanzana non troppo grande, un peso complessivo di circa 200-250 grammi, 10 pomodorini ciliegino tagliati a metà, uno spicchio di aglio intero, uno scalogno tagliato finemente, un mazzetto di basilico, ci servirà olio, pepe bianco, spezie senza sale per il pesce e del sale. Le padelle mi aspettano sui fornelli, l'acqua sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare. Ho messo l'acqua per la pasta a bollire in questa ampia padella barra wok. Ho messo 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva, andiamo ad aggiungere l'aglio intero perché poi lo andremo a eliminare, e lo scalogno. Facciamoli dorare qualche secondo. Eliminiamo l'aglio e andiamo ad aggiungere le melanzane. Aggiungiamo subito un pizzico di sale, non troppo, andiamo a regolare dopo, però questo sale qua aiuterà le nostre melanzane a passare in fretta. Diamo una bella mescolata e lasciamole cuocere un attimo. 5 minuti sono più che sufficienti. Le nostre melanzane si sono appassite abbastanza e ora andiamo ad aggiungere i filetti di cernia. I pomodori. Aggiungiamo ancora un pizzico di sale. Un pizzico di pepe bianco. E le erbe secche per il pesce, non tantissime, ma mi piace dare un po' di profumo in più. E del basilico, diamo una generosa mescolata e facciamo finire di cuocere. L'acqua per la pasta bolle, andiamo ad aggiungere il sale, la nostra pasta. Questa cuoce in 11 minuti, a 10 minuti di cottura, la trasferiremo direttamente nella nostra cernia e la finiremo di far cuocere e insaporire bene. Il timer ha suonato, andiamo a scolare la pasta direttamente nel nostro condimento. Alziamo pure il gas, accertiamoci di averla ben presa tutta. Diamo una bella mescolata, lasciamo insaporire bene tutto, impiattiamo ed è ora di andare a tavola. Ho lasciato da parte anche queste ultime 2 foglioline di basilico, spezzettatele pure anche voi dentro. Così daranno un buonissimo profumo. Ci sta benissimo anche un giro di olio crudo. Io spengo, giro, impiatto e buon appetito. La nostra pasta con i filetti di cernia è pronta per essere gustata. Qui c'è un profumo in cucina che non vi so dire. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Ci vediamo domenica prossima. E mi raccomando, se la fate anche voi, mandateci un sacco di foto. Vi aspettiamo domenica prossima. Buon appetito a tutti! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.